c'è un obiettivo che il governo ha dato, che ha dato il ministro Franceschini, che è quello di restituire la Reggia di Caserta, la propria funzione museale. Su questo oggi il Consiglio dei Ministri verrà nominato un amministratore unico, diciamo un punto di riferimento, perché come sapete all'interno della Reggia ci sono più amministrazioni dello Stato. Noi abbiamo, ho visitato ed ho visto che l'aeronautico è già uno spazio straordinario, nuovo, dove sta svolgendo, dove c'è la parte alloggiativa e ci sono laboratori molto interessanti e molto belli. Oggi ho visitato la Reggia per rendermi conto, c'è una parte che è tutto l'ultimo piano che l'aeronautica può già lasciare da domani, diciamo, esatto, sì. L'ultimo piano può essere già lasciato subito. Questo è del volo dell'Italia, perché poi questo lavoro è quello che si promana, diciamo, nelle capacità che abbiamo di avere sicurezza in volo, quindi un lavoro importante per le forze armate, per la sicurezza della nazione, ma io dico per la nazione stessa, verrà lasciata a Caserta e nel tempo troveremo le soluzioni, ma l'obiettivo è chiaro. La Reggia tornerà nella sua funzione museale. Quindi l'aeronautica rimarrà a Caserta, in quali luoghi metteremo le aule, questo lo vediamo con un tavolo di lavoro. Per dare corpo alle decisioni e gambe alle decisioni bisogna trovare le risorse. Ovviamente se dobbiamo trovare degli spazi e riallocarli bisogna trovare le risorse per farlo. Ovviamente esistono tavoli di lavoro e tecnici che vedranno e vedranno le compensazioni necessarie. Ci si dà un obiettivo, ci si lavora, si trovano le risorse per farlo. I tempi, diciamo, verranno definiti dal nuovo coordinatore che metterà insieme le cose, ma da questo punto di vista noi diamo la massima disponibilità a lavorare nei tempi che saranno condivisi con gli altri. Questo.